Dance, la TV degli eventi. Amici di Weekend Dance, siamo al Daul perché cosa accade stasera? Stasera si inaugura il... Nido! Il Nido? Sì, sì, il Nido. Il Nido Restaurant. Sì, ma non quello dei bambini, non no, il Nido delle creature, proprio il Nido Ristorante. Il Nido Ristorante, al Daul. Guardiamo il servizio? Molto, sì, guardiamo. Guardiamo. Un posto fantastico, bello, che già conosciamo noi di Weekend Dance, da Owl, e ne parliamo con Daniela e Luigi Maglione. Allora, che cosa accade questa sera? Serata particolare, bella, con belle persone, anche il sindaco di Ercolano, insomma, sento tanto jazz. Una serata all'insegna del rinnovamento, più che altro. Il Daul rilancia il suo percorso con la nascita del Nido per l'apertura quotidiana del nostro ristorante, aperto dalla mattina alla chiusura, tutti i giorni della settimana. È anche importante dare ristorazione non solo alle persone che sono in zona, ma anche da altri paesi limitrofi, no? Sì, non solo ristorazione, ma anche accoglienza, buon gusto nel creare un ambiente adeguato che sia familiare, ma al contempo consente alla persona poi di stare bene anche in un ambiente formale, informale, e soprattutto assaggiare cose gustose che solleticano i sensi e la fantasia. Una rivisitazione per dare quelle cose che magari prima non c'erano. Un nuovo incoming che può accontentare le persone che prima non ci venivano a trovare, una nuova platea, una nuova utenza, arricchendo sempre più quello che è già il nostro folto, diciamo, menù. Esatto. Arrivare al Daul è semplicissimo, uscita Ercolano Scavi, semplicissimo, e poi a pochi metri siete qui al Daul. 2 minuti in paradiso. Allora, siamo tutti in paradiso qui, eh? Sì, sì. Venditti cantava benvenuti in paradiso, benvenuti qui al Daul. Esatto, bravo, bravo. Benvenuti al Daul. Insieme a noi. Posto fantastico, ed è anche bello quando le istituzioni vengono a questi grandi eventi. Il primo cittadino, benvenuto. Grazie per avermi invitato, è un posto straordinario, si sta bene, si mangia bene, e io sono orgoglioso che a Ercolano nascano attività come questa. È importante la presenza del sindaco, anche perché poi realizzerete tanti eventi belli qui al Daul. Sicuramente, con l'aiuto delle istituzioni, sicuramente la strada è più semplice da percorrere. Fossero tutte le istituzioni come la nostra, sempre presente a dare aiuto a chi vuole investire sul territorio, a dare manforte a chi vuol dare forza al territorio, ben venga l'aiuto di tutti. E poi complimenti naturalmente al primo cittadino, perché lavora benissimo in questa città, che è una città fantastica, Ercolano. Questa è una città splendida, e noi vogliamo affidare il futuro dei nostri figli al turismo e alla cultura, e credo che posti come questo ci aiutino ad andare in questa direzione. Turismo e cultura sono il nostro petrolio, dobbiamo soltanto crederci, e attività come questa, imprenditori come questo ci aiutano a crederci. Bellissime donne questa sera al Daul, come la signora Annabelle Esposito. Lei si occupa di moda, no? Sì, sì.
moda di alto livello. Alto livello, che cosa avete organizzato in questo posto? Allora, in questo posto abbiamo organizzato delle tappe della Look of the Year, praticamente per giovani che diventeranno poi modelli. Abbiamo fatto la finale a Siracusa e qui invece la semifinale. E poi l'anno prossimo faremo una tappa del concorso Ragazza Weekend Dance Bellezza in Bellezza qui, no? Certamente, sono pronta. Viva la bellezza! Eh sì, anche perché qui abbiamo ospitato una tappa di Miss Vesuvio. Un piacere questa sera ritrovare degli amici come Catello, benvenuto. Benvenuto a te come sempre e grazie in anticipo in primis per la tua fondamentale presenza. Assolutamente, poi due bellissime, ma che dico, due strabellissime donne che sono... Dove stanno? Qui. Ah, noi proprio. Certo. Ah, Floriana... E Luisa, Sex and Sud. Siete belle, siete spiritose, siete proprio le donne che ogni uomo desidera. Giuro. Questo ogni uomo, lo stai, nome e cognome, presentamelo perché... No, ce ne sono tanti che ci guardano. Com'è questo posto, bello? È incantevole, vabbè, noi già lo conoscevamo, il Dole è strepitoso. Adesso c'è questa aggiunta del ristorante Il Nido che è la chicca finale, insomma, dovete venire perché si mangia benissimo, si sta benissimo, la gente è bella per bene. Sei d'accordo con la tua amica? Sono d'accordissimo, Dino, è sempre un piacere vederti in queste occasioni. È un bel evento, è una bella squadra, è da Aul, merita questo ed altro. Sicuramente con l'aiuto del patron Catello Russo, di tutte le persone belle che lo circondano e che ci circondano, faremo una grande squadra per andare avanti sempre più forti. Caro patron, Weekend Dance sarà sempre con lei. Weekend Dance fondamentalmente, visto il successo passato, siamo sempre qui a credere in quella che è la vostra performance, in quello che è il vostro essere. Ricordiamo sempre che siamo qui all'uscita di Ercolano Scavi e vi aspettiamo veramente numerosi, in tantissimi, anche perché il nuovo format di questo ristorante avrà modo di esistere ogni giorno della settimana. Il mondo è piccolo perché ritrovo un grande amico, Antonio Ottaviano, come stai? Bene, grazie Dino, un piacere ritrovarti. Con te abbiamo un passato anche discografico e video. Ma lo devono scoprire loro, però non diciamo nulla. No, no, un giorno rap piacente. Rap piacente, andate su YouTube e vedetelo. Allora Luigi, bisogna essere circondati anche di amici come Antonio, come artisti come lui, no? Io ho visto il vostro video. Comico. Antonio più che un amico è un fratello. Un fratello acquisito e gli voglio un sacco di bene, mi fa piacere avere la sua stima, la sua amicizia, perché è una cosa reciproca. Voglio dire che comunque il Daul con il Nido, il battesimo che abbiamo questa sera, è una realtà ed è un'eccellenza del territorio, è tutto merito del mio grande amico Luigi Maione e Daniela. Tanti auguri al Nido!